migliorano le condizioni del turista lombardo risultato positivo al Covid-19 dopo essere stato ricoverato per altri motivi nel Perrino di Brindisi. Negativa la moglie, proseguono i controlli sugli altri parenti. Presso la sede di Confindustria Brindisi incontro con i vertici di Enel per programmare gli investimenti sul territorio. Al vertice ha preso parte anche il sindaco Riccardo Rossi. Sciolto ufficialmente il Consiglio Comunale di Tor Chiarolo dopo la crisi politica dei giorni scorsi, il viceprefetto Maria Rita Coluccia nominato commissario prefettizio. Un altro immobile abusivo sequestrato a Brindisi, la polizia locale ha scoperto una struttura in costruzione nel quartiere Sant'Elia, denunciata una 26enne. La chiusura dei corsi sta distruggendo il commercio, così il comitato partite IVA ad una settimana dall'applicazione della nuova ordinanza del comune di Brindisi. C'è stato un calo di almeno il 30% di turisti nei nostri alberghi, così il nuovo presidente di Asso Hotel Confesercenti Brindisi Agostino Cavallo. Dobbiamo restare uniti per uscire da questa crisi. Svolta nel Brindisi Calcio, il club si iscriverà al prossimo campionato di Serie D. L'assemblea dei soci ha deliberato il ripianamento delle perdite. L'advisor Gino Montella, Studio 100 TV. Ora guardiamo al futuro con più serenità. Giovedì 9 luglio, ben ritrovati, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la situazione relativa ai contagi da coronavirus in Puglia. In tarda mattinata è giunto il bollettino epidemiologico della regione. Il presidente Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi, giovedì 9 luglio, in Puglia sono stati registrati 2.313 test per infezione da Covid-19 e non sono stati registrati casi positivi. Dunque si torna a zero contagi dopo quello che invece si era registrato ieri. Non sono stati registrati invece nelle ultime 24 ore neppure decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati in Puglia 196.000 test, 3.916 sono i pazienti guariti, 74 i casi attualmente positivi nella nostra regione. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.536. Per quanto riguarda la provincia di Brindisi sono 660 nel territorio brindisino, ma ribadiamo, il dato importante è che nelle ultime 24 ore non si sono registrati né nuovi casi né ulteriori decessi, a differenza, come dicevamo, di ieri, quando è stato registrato un caso positivo in Puglia, in provincia di Brindisi, e in relazione soprattutto ad un lombardo che era qui nel nostro territorio per le vacanze. L'uomo, come sapete, era andato in ospedale dopo aver accusato un malore e lì si è scoperto che aveva il coronavirus. Da lì chiaramente si sono attivate tutte le procedure, ma sentiamo quali sono le ultime novità, soprattutto in relazione al tampone che è stato effettuato anche alla moglie. Resta la preoccupazione, soprattutto in relazione ai rapporti intrattenuti dall'uomo durante la sua vacanza pugliese. Sono buone le condizioni di salute del turista lombardo risultato positivo al Covid-19 durante un controllo in ospedale a seguito di un malessere. L'uomo è ancora ricoverato nel reparto di malattie infettive del Perrino di Brindisi, ma presto potrebbe essere disposto l'isolamento fiduciario nella sua abitazione con sorveglianza attiva a cura del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL. È in corso la ricostruzione dei contatti come previsto dai protocolli. In queste ore si è avuto l'esito del tampone al quale è stata sottoposta la moglie e il risultato è stato fortunatamente negativo. L'attività di esecuzione dei tamponi negli ospedali sul territorio prosegue con controlli costanti su personale sanitario, pazienti e persone che accedono al pronto soccorso. Da quanto si è appreso però, il paziente è stato per ore nel pronto soccorso brindisino insieme ad altre persone. Successivamente è stato trasferito in radiologia per una TAC. Va ricordato che da una settimana, tra l'altro, non è più in funzione il pre-triage esterno al pronto soccorso del Perrino. La speranza, ovviamente, è che si sia trattato di un caso isolato. La ASL tende a tranquillizzare tutti. Non va dimenticato che per l'ingresso in Puglia dalle zone considerate a rischio viene attuato un sistema di monitoraggio quotidiano a cura del personale specializzato del Dipartimento di Prevenzione. Tutti coloro che arrivano da altre regioni italiane o da stati esteri devono compilare un modulo di autosegnalazione. Il modulo, se si è residente in Puglia, va inviato al medico curante, altrimenti va indirizzato alla ASL della provincia pugliese in cui si soggiornerà.
La cronaca, i carabinieri di Torre Santa Susanna hanno arrestato Giampiero Vergaro, 27enne del posto, l'uomo condannato per riciclaggio in concorso e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commessi a Tor Chiarolo nell'anno 2016, deve espiare la pena della reclusione di 1 anno e 10 mesi. L'arrestato al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Sempre per quanto riguarda operazioni condotte nella notte dai carabinieri, i militari di Brindisi hanno denunciato un 17enne brindisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 9 grammi di marijuana suddivisa in dosi e un bilancino di precisione che occultava nel garage della propria abitazione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Ed ora i temi legati allo sviluppo, perché si è tenuto un incontro presso la sede di Confindustria tra la stessa associazione degli industriali, le istituzioni locali, le organizzazioni sindacali ed Enel. Si è tenuto presso la sede di Confindustria a Brindisi un tavolo tecnico promosso da Enel per presentare le iniziative di sviluppo e le opportunità del gruppo nella fase di transizione energetica. All'incontro, coordinato dal commissario di Confindustria a Brindisi, Gabriele Lippolis, hanno partecipato il sindaco, nonché presidente della provincia, Riccardo Rossi, i segretari delle principali sigle sindacali, il presidente del CNA, Franco Gentile, nonché una delegazione di dirigenti Enel guidata da Gaetano Evangelisti. Durante l'incontro sono stati illustrati anche i piani operativi di investimento di Enel Produzione ed Enel Green Power. Su tali piani le diverse parti coinvolte hanno avuto modo di esprimere richieste di chiarimenti, osservazioni e proprie valutazioni. In un comunicato di Confindustria si legge: in particolare il sindaco Rossi ha partecipato all'intero incontro, che si è protratto per tutta la mattinata, esprimendo il suo apprezzamento con puntuali riflessioni tecniche e programmatiche, auspicando che il territorio non disperda le diverse opportunità oggi rappresentate. Nel pomeriggio la delegazione Enel ha incontrato poi gli imprenditori associati Confindustria Brindisi e CNA, ai quali è stato rappresentato lo stesso piano operativo industriale del gruppo, al fine di incentivare l'instaurarsi di nuovi rapporti di collaborazione con il gruppo Enel. Oggi, presso gli stessi uffici di Confindustria, si sono tenuti infine gli incontri one to one con le singole aziende. Il comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza, generale di divisione Francesco Mattana, ha fatto visita alla caserma sede della tenenza di San Pietro Vernotico in provincia di Brindisi. L'ufficiale generale è stato accolto dal comandante provinciale di Brindisi, il colonnello Nicola Bia, e dal comandante della tenenza di San Pietro Vernotico, Cataldo Rubino. Come da programma, il generale, dopo aver incontrato una rappresentanza del personale in servizio presso la tenenza di San Pietro Vernotico, ha presieduto un briefing istituzionale nel corso del quale il comandante della tenenza ha illustrato i più importanti aspetti relativi alla gestione del personale della logistica. Inoltre sono state approfondite le principali tematiche operative riguardanti il corpo, facendo il punto sulle più importanti attività investigative. Nel complimentarsi per l'attività complessivamente svolta dai finanzieri della tenenza, il generale ha ringraziato le Fiamme Gialle sanpietrane anche per il contributo fornito durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 per il contenimento del contagio, attraverso l'impiego di pattuglie impegnate in servizi di controllo dei territori dedicati. A Tor Chiarolo è stato nominato il nuovo commissario prefettizio dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale per la crisi politica che si era registrata nei giorni scorsi. A seguito delle dimissioni presentate l'8 luglio scorso da 7 consiglieri del comune di Tor Chiarolo su 12 assegnati, è stato proposto lo scioglimento del Consiglio Comunale e, in attesa del decreto del Presidente della Repubblica, è stata disposta la sospensione del predetto Consiglio con la nomina del commissario prefettizio nella persona del viceprefetto dottoressa Maria Rita Coluccia per assicurare la provvisoria gestione dell'ente. Con questa nota la prefettura di Brindisi ha ufficializzato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Tor Chiarolo, affidando la guida della città alla dottoressa Maria Rita Coluccia. Nei giorni scorsi, come è noto, 7 consiglieri avevano staccato la spina all'avventura amministrativa del sindaco Flavio Caretto, eletto il 10 giugno 2018 con quasi il 48% dei voti.
Quattro consiglieri di opposizione, Luca Romano, Antonio Antonucci, Antonio Caretto e Ruggero Blasi, affiancati dal Presidente del Consiglio, Antonio Miglietta, dal consigliere di maggioranza, Sergio Contaldo, e dal vice sindaco, Michela Tommasi, si erano recati dal notaio per presentare le proprie dimissioni, facendo venire meno il numero legale. Attendiamo dal ministro Lucia Azzolina risposte sulla previsione di un organico di emergenza dei docenti. Esprime forte preoccupazione sul tema l'assessore regionale all'istruzione Sebastiano Leo, che ha partecipato a Roma alla commissione istruzione e lavoro della conferenza delle regioni. Abbiamo elencato le criticità e presentato le nostre proposte in occasione del parere sul piano scuola 2020-2021, spiega Leo, ma è necessario attivarsi quanto prima. Dal MIUR è stato il ministero competente, è stato assunto l'impegno di rafforzare l'organico con la previsione di un organico per l'emergenza, partendo dal reintegro immediato dei 1090 posti comuni di docenti e dalla conferma del numero di autonomie scolastiche dell'anno scorso. I miei colleghi e io, sottolinea Sebastiano Leo, attendavamo delle risposte già la scorsa settimana. È indispensabile individuare celermente un piano operativo e per questo abbiamo proposto che il contingente organico per l'emergenza sia ripartito tra le regioni, stabilendo a monte regole e criteri trasparenti. L'assessore Pugliese aveva in pieno lockdown scritto anche una lettera alla stessa Azzolina e al ministro Gualtieri, sottolineando l'esigenza della regione Puglia di avere maggiore personale nel mondo scolastico, sia per quanto riguarda i docenti che per quanto riguarda anche il personale amministrativo. E comunque dopo il lockdown si sta lentamente tornando alla normalità. Da domani 10 luglio a Brindisi saranno aperti dalle 6 alle 22.30 i seguenti parchi cittadini: Parco Cesare Ebraico di Via Appia, Parco Cillarese di Via Provinciale San Vito, Parco Bucicchio di Via Mantegna, Parco di Giulio di Via Buozzi e Parco Maniglio di Bozzano. Negli ultimi 10 giorni sono stati effettuati lavori di pulizia e messa in sicurezza necessari per riaprirli. L'assessore Roberta Lopalco, con delega ai parchi, ha effettuato una serie di sopralluoghi assieme ai tecnici ed è stata disposta la revoca della precedente ordinanza di chiusura risalente al periodo dell'emergenza Covid-19. Dopo un lungo periodo di chiusura, spiegato l'assessore del comune di Brindisi Lopalco, è stato necessario verificare lo stato dei luoghi per garantire la massima sicurezza ai cittadini. Inoltre, accogliendo le loro istanze, abbiamo deciso di rimodulare gli orari di apertura per venire incontro alle esigenze di chi, soprattutto nel periodo estivo, ama fare sport la mattina presto. Restano per ora chiusi i parchi del Casale e Commenda perché si sono concluse le attività di pulizia, ma sono ancora in corso quelle di messa in sicurezza e ripristino dei servizi igienici a cura di multiservizi. Dunque, da domani, ribadiamo, a Brindisi dalle 6 alle 22.30, Parco Cesare Ebraico, Parco Cillarese, Parco Bucicchio, Parco di Giulio e Parco Maniglio saranno aperti regolarmente al pubblico. E adesso ci occupiamo di commercio con la protesta del Comitato Partite IVA dopo una settimana dalla chiusura del centro, così come disposto dall'amministrazione comunale. In un recente comunicato avevano esordito così: l'idea di chiudere il centro è un atto forte ma che renderà felici i ristoratori. Oggi il gruppo di commercianti partite IVA di Brindisi cambia registro e in una nota diramata alle redazioni giornalistiche scrive: evidentemente ci sbagliavamo. Sono passati pochissimi giorni dall'attuazione di questa nuova ordinanza, spiegano dal comitato, e siamo stati contattati da un gruppo di imprenditori preoccupati e avviliti. Tutti hanno espresso lo stesso pensiero e le stesse paure. Questo nuovo piano urbano li sta economicamente parlando uccidendo. I clienti latitano e il fatturato, già messo in crisi dal Covid, ora tracolla completamente. Il gruppo Partite IVA di Facebook, nato nel periodo del lockdown, è divenuto con il tempo una vera e propria valvola di sfogo per tutti i commercianti brindisini. Pochi giorni dopo l'ordinanza del sindaco, quello riguardante appunto la chiusura del centro storico, siamo stati contattati da moltissimi commercianti del centro, i quali lamentavano un drastico calo del fatturato. Riteniamo importante che l'amministrazione comunale ascolti quelle che sono le nostre proposte effettuate all'interno del nostro comunicato stampa affinché i commercianti del centro possano tornare a lavorare ed essere più tranquilli. Queste le proposte del Comitato Partite IVA: chiudere il centro esclusivamente nel weekend, posticipare la chiusura alle 21.30 poiché la gente, viste le alte temperature, non esce più nelle prime ore del pomeriggio,
E ancora, applicare una scontistica per il parcheggio negli stalli blu. Migliorare la segnaletica per le zone adibite a parcheggio. Una serie di proposte che saranno portate nei prossimi giorni all'attenzione dell'amministrazione comunale. Speriamo che tali richieste, spiegano ancora dal Comitato, vengano accolte con benevolenza quanto prima, ricordando sempre che noi partite IVA rappresentiamo il fulcro economico della nostra città. Ci fermiamo, adesso c'è un po' di pubblicità. La linea va alla regia, curata oggi dalla sede di Brindisi di Studio 100 TV, da Alessandro Colavito. Seconda parte del nostro telegiornale, torniamo alla cronaca, abusivismo, c'è stato un sequestro nel rione Sant'Elia da parte degli agenti della polizia locale di Brindisi. Un immobile completamente abusivo è stato posto sotto sequestro dal personale della polizia locale di Brindisi, appartenente al nucleo antiabusivismo edilizio, con il supporto dei tecnici dell'ufficio urbanistica del comune. Il fabbricato, ubicato nel quartiere Sant'Elia, di proprietà di una 26enne brindisina, era stato realizzato senza le regolari autorizzazioni, come previsto dalla legge. In particolare su un terreno completamente recintato, con elementi murari e cancello d'ingresso carrabile, erano stati costruiti un deposito in muratura portante e coperture in legno, un fabbricato con struttura portante in cemento armato, con travi e pilastri, consolaio in cemento e muratura in mattoni in vibrocemento. Il tutto era ancora allo stato grezzo, senza essere in possesso di alcuna documentazione comprovante la regolarità dei lavori edili in fase di realizzazione. Il fabbricato, come già detto, è stato posto sotto sequestro ai sensi dell'articolo 354 del Codice di Procedura Penale e la proprietaria è stata denunciata per violazione delle norme urbanistiche edilizie. Un intervento giunto 24 ore dopo quello dei carabinieri forestali che ieri avevano sequestrato un altro immobile abusivo, questa volta in contrada Formica. Nel perimetro in questo caso si stava realizzando un fabbricato presumibilmente ad uso abitativo di 10 metri per 5 e alto 2,5 metri, suddiviso in tre vani con murature in mattoni di cemento. La struttura era quasi completata, pronta per l'installazione degli impianti elettrico ed idrico fognanti e per l'intonacatura. Il proprietario, nonché committente dei lavori, un 51enne brindisino, è stato denunciato. Il turismo, c'è stato un calo di almeno il 30% in numerose strutture alberghiere della provincia di Brindisi, lo ha dichiarato il nuovo presidente di Asso Hotel Confesercenti Brindisi, Agostino Cavallo. Il noto imprenditore in ambito turistico Agostino Cavallo è il nuovo coordinatore provinciale di Brindisi di Asso Hotel, l'associazione di categoria del comparto ricettivo che opera nell'ambito di Confesercenti. Un ruolo importante in un momento, dottor Cavallo, delicatissimo per la nostra economia, soprattutto in ambito turistico. Sì, beh, questo diciamo che credo che sia negli ultimi decenni la fase più difficile che l'intero comparto sta attraversando. Quindi dobbiamo muoverci decisamente tutti quanti per contribuire e rappresentare in ogni sede gli interessi della categoria che sono ormai allo sbando. Dobbiamo anche capire che per superare questa crisi abbiamo bisogno di liquidità, ma subito liquidità e diciamo non misure su cui gli effetti poi si vedono insomma si vedono procrastinati nel tempo. Quindi diciamo che dobbiamo immediatamente insomma intervenire per fare in modo che tutti gli aiuti promessi, sia nazionali che regionali, non tardano ad arrivare. Ecco, la difficoltà dell'imprenditore oggi, qualsiasi, sia per gli albergatori, sia per gli ristoratori, ma anche per i vini, la difficoltà è proprio quella della mancanza di liquidità, non si sa come. Ormai abbiamo dato, come dire, siamo arrivati al fondo del nostro possesso e non ce la facciamo più insomma a sopportare insomma, questa. Qual è la situazione attualmente in provincia di Brindisi per quanto riguarda le strutture ricettive? Beh, per quanto riguarda le strutture ricettive, è chiaro che le strutture ricettive che fino a ieri operavano con operatori stranieri sono realmente allo sbando e molti di questi sicuramente non apriranno, come noi, come io, alcune mie strutture dove il mercato era nettamente insomma
per gli stranieri, noi quest'anno non apriamo. Le altre strutture, diciamo che lentamente, in maniera molto timida, si stanno un po', ecco, le prenotazioni si stanno muovendo. Diciamo che siamo, rispetto allo scorso anno, giornalmente abbiamo un 30% in meno rispetto allo scorso anno. Ecco, questi sono i dati statistici che noi abbiamo, sono dati che ci vengono dati poi dagli operatori turistici che operano con noi. È chiaro che tutto quello che si è perso da febbraio a maggio è difficile recuperarlo. E siamo allo sport, il calcio potrebbe essere ad una svolta la delicata situazione del Brindisi Calcio dopo gli SOS lanciati nei giorni scorsi in merito all'iscrizione al prossimo campionato. Ieri l'attesa assemblea dei soci attraverso un comunicato stampa, il Brindisi ha fatto sapere che i soci Francesco Bassi e Umberto Vangone hanno deciso di ripianare immediatamente le perdite coprendo il debito per favorire l'iscrizione al prossimo campionato. Ai nostri microfoni è intervenuto l'advisor del Brindisi, l'avvocato Gino Montella. È un momento tanto importante quanto delicato per il futuro del Brindisi Calcio. Ormai da qualche settimana ricopre un ruolo importante l'avvocato Gino Montella, advisor del club, che sta facendo un po' da garante per le varie anime della stessa società. Ieri dovrebbe esserci stato un incontro tra i soci e i dirigenti. Avvocato Montella, com'è andata? Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto vorrei dare un segnale di tranquillità alla tifoseria del Brindisi. Leggo e noto che in un momento di sconforto ci si preoccupa che il Brindisi non possa iscriversi al campionato prossimo. Vorrei tranquillizzare un po' tutti. Ecco, ieri c'è stata un'assemblea dei soci con l'intero pacchetto azionario che quindi hanno firmato l'approvazione del bilancio e inoltre con uno sforzo economico i soci Vangone e Bassi hanno deciso di ripianare le perdite, quindi andare avanti in questo progetto e per la prossima settimana chiuderemo tutte le situazioni pendenti e provvederemo all'iscrizione al campionato. Speriamo che il Brindisi possa essere la prima squadra del girone H ad iscriversi al campionato di Serie D. Il giorno 24 ci faremo trovare pronti con tutta la documentazione e quindi ci iscriveremo al campionato. Ecco. Avvocato, questa è una dichiarazione molto molto importante. Le chiediamo, se è possibile sapere, ma almeno parte dei pagamenti sono già partiti? Sicuramente sì, l'ingegnere Vangone da una parte, il dottor Bassi hanno provveduto ad inoltrare bonifici ai calciatori. Quindi tutte queste voci allarmistiche, c'era una situazione per quanto riguardava la contribuzione, ecco, i cosiddetti F24. Come tutti sanno, anche l'articolo 17 dell'AIC dice che la società è sostituto d'imposta, quindi spetta alla società versare i contributi per i calciatori. La società si è attivata, lo sta facendo e quindi non ci saranno problematiche di sorta. A volte si vogliono creare casi in cui poi il vero caso non esiste. Ecco, vorrei dare un'impronta di calma a tutta la città di Brindisi. Lo ripeto, ho verificato i conteggi, è una società, se questa è una società indebitata, altre società vicine, secondo me, non dovrebbero chiudere gli occhi la notte. Il Brindisi è una società che si iscriverà al campionato regolarmente. Abbiamo stabilito anche un budget a cui possono far fronte al momento i soci Vangone e Bassi. E poi vedremo da parte. Aspettiamo Giannelli, che ha dato tanto per il Brindisi Calcio, che cosa vuole fare nel suo futuro. Sappiamo che tutti quanti nella vita possono incorrere in momenti di difficoltà, speriamo che li superi. È stata una persona che ha dato tanto per il Brindisi, continua ad essere presente, attivo, ci sta vicino, però poi vedremo con il passare delle ore e dei giorni se la sua presenza potrà essere ancora determinante come lo è stata fino a qualche tempo fa, o seppure resterà con noi, vicino a noi, però in veste diversa. Ecco.
E sull'argomento Brindisi è intervenuto anche l'assessore allo sport del comune di Brindisi, Oreste Pinto, che questa mattina aveva scritto in una nota: oggi pomeriggio io e il sindaco Riccardo Rossi incontreremo una delegazione di tifosi, siamo perfettamente consapevoli che viviamo un passaggio delicato per la sopravvivenza del calcio brindisino e per questo nei giorni scorsi abbiamo lavorato a fari spenti al fine di agevolare un dialogo costruttivo finalizzato alla soluzione dei problemi. Il tutto tenendo sempre ben presente che siamo in presenza di una società privata che prima di ogni altro discorso è tenuta a onorare i debiti contratti con i lavoratori, imprenditori e cittadinanza. Gli obiettivi della nostra amministrazione coincidono con quelli dei tifosi. Uno, far comprendere agli attuali gestori e potenziali investitori che il calcio non è solo un gioco, ma soprattutto passione, tradizione e amore per la maglia. Due, immettere fiducia in un ambiente che merita serenità e correttezza. Io ci credo, ho fiducia che tutti insieme, dice l'assessore Pinto, riusciremo a dare quella spinta necessaria a garantire che il calcio a Brindisi abbia un futuro. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, parte tecnica curata dalla regia della sede di Brindisi di Studio 100 da Alessandro Colavito. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.